Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata su Locker Room Pokémon Marrone Merda 2. Allora, ci eravamo lasciati qua in attesa di sfidare la penultima palestra. Penultima palestra che si trova sull'isola. Quindi andiamo, guardiamo cosa ci dice lui. Ehi, aspirante campione, John Locke è un personaggio enigmatico. Bene, vediamo un po' se si può, se riusciamo, ma probabilmente no, ad evitare di sconfiggere qualcuno. Ok. Cazzo, domanda è. Ok. Sì, va bene. Cosa vuol dire? No. Boh, messo no. Non capivo cosa volesse dire, però vabbè. Poi, quiz poco, vabbè, sì, ok. Quante matte. Sì. Che cazzo domanda è? Vabbè, dai, ci può sta un allenatorino che pare fra l'altro il rapper Enigma, però vabbè. Sado Wudu, io. Ma cos'è? Ma il 41 terremoto. Avanti, si è aperta la porta. Vediamo questa domanda. Allora, vuoi qualcosa da bere? Sì. Ma perché? Ma perché? Meno male c'hanno tutti un poco, ma meno per ora. Vai, Rapidash. La regola colpo di fango dovrebbe essere super efficace, quindi dovrebbe morire al primo colpo. Guardiamo. Yes. Vabbè, comunque siamo quasi arrivati, eh. Quiz Pokémon, sì, l'ennesima volta, l'ennesima frase. Che ore sono? Sì, cosa metto? No. Dai, ma che palle! Oi, oi. Ah, stavolta due, il Moon. Fango bomba. Olè, uno è andato. Alla Shazam. Fisio terremoto, vai. E è morta anche la Shazam. Vediamo questa volta vi cosa ci chiede. Sì, vabbè, ok. Sì. Ma dai, ma perché? Su cosa si basano le risposte giuste? Waluigi, questa è nuova. Ah, è lui. Sì, comunque è nuovo. Megapun. Cazzo, non ho lavato nemmeno metà vita. Fango bomba, magica fango bomba. Credo bene, alla scusa terremoto. Senza ombra di dubbio. È morto anche lui.
non lo sposerei. Siamo arrivati a Kung Palestra, c'è un altro. No, eccolo va, bello pelato. Che cosa fa? Nulla, inutile. Via, iniziamo. Ciao Nomiz, il mio nome è John Locke. Non crederai che tutto ciò sia accidentale, che noi in gruppo riconosciuti siamo sopravvissuti. Molti poi solo con ferite superficiali. Non vedi che posto è? Siamo stati trascinati qui per uno scopo, tutti quanti. Ognuno di noi è stato portato qui per una ragione. Io sono un uomo di fede. Ma ragazzi, lui è quello di Lost, no? Dovrebbe essere quello di Lost. Però sinceramente, non avendo visto del tutto la serie, non so il perché i creatori di sto gioco hanno deciso di metterlo come capo palestra. Di solito sono comunque personaggi abbastanza importanti e sotto certi punti di vista personaggi che hanno qualcosa da poter prendere in giro. Tipo Carlo Conti era... cosa? Terremoto va? Sì. Tipo Carlo Conti era troppo abbronzato e quindi diventava tipo quasi mendigeriano. Luca Giurato lasciamo perdere. Viene il vocabolario, anzi il vocabolo è ciao, io non è morto. Tipo, ah, si comincia. Poi c'era Francesco Sole, mamma mia. Poi Paolo Ruffini. Quindi c'è anche questo John. Sinceramente non so cosa, però deve averci un qualcosa di particolare che gli ha permesso di poter entrare nella lista di Kung Palestra di Pokémon Merda 2. Comunque è morto, Ale. E ci sarà anche a 54. Vediamo se c'è qualcuno, magari faccio qualche cambio di Pokémon, ancora fumo nero. Cambiamo, vai. Chi si mette? Proviamo Rapidash. Fresco fresco. Che se in realtà lui ha bollori perché di fo. Sì, fare un My Little Pony, piuttosto che una scatola. Un coso di Dash. Turbo fuoco, madonna che mossa di merda. Va, riduttore, Sì. Sì, so che mi dava anche a me, però... Ma dopo si prova Pestone, se non muore. Pestone. So che Fumo Nero fosse il classico Pokémon tipo Spettro, che mosse fisiche... Che le mosse fisiche non sono efficaci. Ancora riduttori. So che mi lava vita, però... È una mossa che mi lava qualcosa. Per raggio, schianta, via. Ale va Majin Buu, ce l'ho sempre. Sì, eccolo lì. Ogni tanto cambia Pokémon, poi me le ricordo. Oh, ce la dovresti fare, Mega Pugno. Dai, che palle! Ci vado a ricaricare, ce la facevi, vedi? Maledetta la miseria, Mega Pugno, ora va, da vedere quanto li leva. Troppo. Usiamo un metronomo, vai. Addormentami anche. Ira. Che mossa di merda. Boia, quanto non ha levato, dè. Ancora metronomo, vediamo un po'. Magnitudo, va bene, vai. Forse questa per cosa ne leva, guardiamo. Cambiamo prima e muoia. Almeno può prendere forse un briciolino di esperienza. Mettiamo Dildo. No, dai. Via, deve morire. Ah, io ho sbagliato un'altra volta. Volo. Morto. Arrivederci, Majin Buu. Mettiamo Dildo, vai. Raga, la fossa dovrebbe andare. Se ce la facciamo a farla, chiaramente. Se non mi ammazza prima. Dildo, come sempre, ha una buona velocità. E anche se quella è 40, Dildo è più veloce. Bene. Ma iperraggio, se fallisce, deve automaticamente ricaricarsi o no? No. No, a quanto pare no. Vai, schianta anche te, sai. Mamma remma canede. Ma mettiamo no, via maian tutti, mettiamo merda, non guarda. Volevo mettere Trombina, ma addirittura il 25. Inutile, tanto muori. Fango bomba. Ancora fumo. Sì, ma c'ha tutto il fumo nero lui, vabbè.
Io che mi stavo a preoccupare di eventualmente, se non mi sbaglio, disse nel precedente video, di trovare e prendere un Pokémon magari d'acqua di livello importante, perché solito questa palestra c'era Pokémon tipo fuoco, tutti fumo nero, poi per l'arte Pokémon incontrati c'hanno veramente poche, fa col fuoco, parte per l'arte c'aveva Rapidash. Sì, va bene, alla Vartamona che si muore, vai, anche con Merdamen. Si sveglia sul terremoto dovrebbe morire. Musai Ferraggio, c'è coraggio. Non è che sia tanto meglio. Dai, ti svegli un po', merda man. Porca. Oh, rischio, via, preso in culo. Pensavo si svegliasse invece. Il problema Sabone è che col fatto che ora usa Ferraggio. Meno che non ci sia il problema di prima, che Pokémon non può essere cambiato. Se usa Revitalizzante, ha regola deve ricaricarsi. Quindi, zaino. Il magico Revitalizzante, no, quello Max non me la sento di usarlo. Merda, no. Vai. Vediamo se si può cambiare Pokémon. E lo sapevo. Maledetta miseria. Allora guarda, per onde vita problematiche usiamo anche una super pozione, guarda, tanto. Vai. Ammazzamelo. Io. Lo usa Surf, vai Trombino. Io ho più veloce Trombino. Mamma mia. Che imbarazzo. Morto. Trovo Merdamen, dai. Terremoto e fallo morire se Dio vuole. Fatto più danno lui che la grandine per davvero. Fumo nero, ancora, l'ennesimo ed ultimo, fortunatamente. Allora 50 dà parecchio fastidio, eh? Però schianta, quindi. Arrivederci, fumo nero, fa vedere. Zii. Ale. E dai anche con la settima medaglia. Testa tonda, diciamo. Un ginocchio, testa a ginocchio, John. Sei qui per una ragione, anche se ancora non sai qual è. Lo so benissimo qual è. Devo fermare quel pervertito di Tano Cartoni. Allora prendi questo. Cos'è? Metti 38. Se è vampata, no, regola no. Vai vedere. Fuoco bomba, che sta una bomba micidiale, però. L'unico problema che c'ha è che non è una mossa che va sempre a segno, tipo mega pugno. Infatti, se avete notato, c'ha 85 di precisione. Poi il problema mio è che non c'ho un Pokémon degno di questa mossa. Cioè, voglio imparare un Pokémon veramente forti. Purtroppo non c'ho nessuno a parte mezzo. Comunque ragazzi, anzi, non lo curo ora. Voglio già arrivare alle conclusioni. Sì, stavolta il video dura meno del previsto. Perché? Perché ve lo faccio vedere. Già, non voglio andare subito oltre. Che per oltre intendo che dovremmo andare qua a Smerdopoli a conquistare la nostra ultima palestra, l'ultima medaglia, scusate. Ma voglio fare questo. Post-it Town, è qui, vero? Ok. Sì, ci sono sempre, se non sono stati tolti, lo scopriremo insieme. Io nel prossimo episodio voglio andare qua. Fatemi curare i Pokémon e poi ci andiamo e vi dico tutto. Credo che chi conosce il gioco, non questo, ma il gioco originale. Qualcosa probabilmente ha capito o ha intuito. Arriviamo all'ingresso e parliamo alle conclusioni. E capirete tutte probabilmente. Ora speriamo di non trovare Pokémon che rompano le palle.
verde plutonio, sporchissima. Allora lui non mi deve rompere le palle. Voglio andare alla centrale elettrica, alla centrale elettrica. Perché? Perché, e infatti è per questo il motivo, cioè questo è il motivo principale per cui decidi di terminare qua, almeno stavolta l'episodio. Perché? Perché qua si dovrebbe trovare uno dei tre Pokémon uccelli leggendari di questo gioco. In questo caso parlo di Zapdos. Quindi nel prossimo episodio, se ci riuscirò, vorrei prendere come minimo almeno uno di questi tre uccelli. In questo caso, come ho già detto, Zapdos. Se vedo che la cosa non è estremamente lunga e se ricordo dove si trovano gli altri, magari farò un super episodio in cui li prenderò tutti e tre. Quindi niente, come ho già detto, l'episodio termina qua. È a quanto pare più corto degli altri e forse è meglio così. La motivazione ve l'ho detta e quindi arriviamo alle conclusioni. Allora, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a queste tre qua, ovvero la serie di Pokémon Mario Merda 2. Beh ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video è Ganzo, probabilmente si cattura qualche Pokémon importante e chissà se anche quelli leggendari se ci sono sempre, perché la certezza non ce l'ho, come detto lo scopriremo insieme, se magari le hanno modificati oppure sono sempre uguali. Boh, ciao.